Ragazzi, invece ci sono due tipi di persone false. Le prime sono le persone di cui ti fidavi e poi ti lasciano di merda. E il secondo tipo sono quelle persone che davanti fanno una bella faccia e dietro ti parlano male. Andiamo con la sigla e guardatevi tutto il video per sapere un po' cosa ne penso. Ok, iniziamo con quelle persone tipo che ti parlano dalle spalle. Può essere anche che queste qui non ti conoscono e fanno così solo per farsi le fighe. Che tipo, tu non ci sei con gli amici, oh guarda, oh, quello fa schifo al cazzo, quello non ci provo motivo per insultarlo, ma va di moda, quindi lo insultiamo. Se non ti piace, ditecelo in faccia. Perché comunque la verità si viene sempre a sapere. Che alla fine è una classe. Sono 15 persone che alla fine è la classe della mia ex. Che infatti lei, alla fine, lei l'unica che si salva in quella classe è lei. Ok, che mi ha lasciato in quel modo. Ci ho fatto pace da un bel po' di tempo. Siamo amici, certo, non torneremo insieme. È l'unica che in tutto questo mi ha difeso. Cioè, infatti, quando ho saputo che mi difendeva, ci sono rimasto tipo, wow, mi sento uno schifo perché il nostro fa un cazzo per lei. Che questo gruppetto ha cominciato a prendere di mira da quando infatti mi sono messo con lei, ma. Siete invidiosi perché in quella classe fate tutte schifo, cioè vi sentite più belle, pubblicate 20.000 foto al secondo solo per farvi notare dagli altri ragazzi, che poi alla fine, cioè, si sa che è più bella lei di tutte voi messe insieme, si sa, lo dicono tutti quanti, tutte le persone del mondo lo dicono, quindi fatevi una ragione. Se poi ci sta un cazzo di maschio che mi ha pure detto, oh, ma questo cioè mi piace, cazzo a cazzo cioè mi piace in differenza tua, mentre io in differenza tua io faccio qualcosa, faccio video per far vedere le persone, per fare un sorriso. Tu nella vita che cazzo fai, ti droghi, fumi, che mi rappresenta questo? Una volta che avrei scopato tutta la tua vita l'avrei fatto sapere tutto il mondo, che però penso che sarà la prima o l'ultima volta con quella faccia che ti ritrovi. Quindi non so quando vi conviene mettervi contro di me, perché non dico che sono come Ciccio Crepa che vi denuncia, che a me alla fine delle denunce non me ne frega niente, perché comunque me la scoccava da solo, che alla fine solo non ci sto mai io, quindi. Che io pubblico foto su Instagram, comunque c'è tutti gli screen, quindi alla fine manco potete dire che non è vero, ma state nella merda. Non faccio i nomi, comunque se continuate non ci metto niente a fare che farvi arrivare 1.000 persone sul profilo vostro. Che poi pubblico la foto su Instagram, una scrive, ma è una botta sta sedia, perché due, cosa? C'è? Aspetta, scusa, sciocchi, meglio che ti sciocchi la bocca, perché questa cosa penso che vale più di te, vale tutte le cose che c'hai tu. E, ah sì, ci farò una recensione a breve, quindi mi spiego tutto quanto. Se tu dici che sta sedia è uno schifo, parli tu, che sei, al massimo secondo me ti siedi tu, su uno scabellino ti siedi tu, con un cazzo di stecca che te la ficchi nel culo, per come se te la voglia. Bene. Oh! Smerdata mi sa, vabbè dai, per questi fatti, per questo qua sto passando un periodo, no, ok che me ne frego, queste cose alla fine, cioè, ti rimangono dentro, perché capisci perché la gente così non ragiona con la testa, diciamo che sono sotto di un altro livello, perché quelli che fanno così, che spallano, si fidano, che non hanno persone che le seguono, si sentono soli e fanno questo, sono in gruppo si sentono fighi, perché comunque quando escono dal gruppo sono piccoli così, cioè non li conosce nessuno, non si possono fare fighi. E questo è quello che mi fa vedere di più, perché si sentono chissà chi, si sentono Dio in terra, che alla fine fanno schifo al cazzo. Io non dico che io sono meglio, perché non ci sono, però almeno non ho la faccia di insultare le persone che non mi hanno fatto niente. Fate voi, se volete continuare, io sto qua. Scrivetemi, cioè, se ci vedete le palle scrivete. Cioè, secondo me è bello insultare sui difetti delle persone. Almeno io li faccio vedere e ce ne ho due o tre, vabbè. Voi che ce ne avete mezzo più di me anche, perché chi fa così ce n'ha sempre di più, è meglio avere difetti su come parli, su quello che fai, che avere la faccia di c***o e un'anima di merda, va bene? Ok. L'altra categoria di persone pazze che conosco purtroppo è quella che mi fa più schifo, è quella che non mi piace di meno, è quando tipo tu ti fidi di una persona, ci parli tipo giorno e notte e poi alla prima scusa, alla prima occasione se ne vanno, ti lasciano solo, ti lasciano vuoto, che questo può essere sia una persona che ti piace, un'amica, un amico, un oggetto, anche un familiare, tutto quando, diciamo che se è una cosa di affezionamento, che senso c'ha tutto questo? A sto punto non iniziate per niente a parlare, non illudete le persone, non fate nulla di tutto ciò, no che parlate ogni giorno,
fate anche cose belle e poi alla prima occasione ve ne andate, bloccate, scappate, fate finta che non è successo niente tutti questi mesi e poi con l'atto della pestona, poi l'arcia, ci rimanete in merda. E poi io, quando mi scrivete questi fatti qua, io ci rimango tipo, cosa? Esistono veramente persone che tipo fanno il ludono alle persone? Fate più bella figura a dire che, oh, non mi stai bene, non mi stai bene né come ragazzo, né ragazza, né come amico, né come amica, basta, non ci parliamo più, niente, no che dopo più di un mese, va bene, come vuoi, ciao, ok. Come sto sul cazzo quei OK, quando uno scrive OK grande significa mi stai sul cazzo, ok? E poi se le persone si chiamano tipo le uniche al mondo, invece no, si sono rimpiazzabili in due cacchio di secondi, infatti siamo tutti facilmente rimpiazzabili, che bella la vita. So, io passo momenti tal, sono felicissimo, altri momenti sono a merda. Vabbè, questo è proprio carattere mio, non sono bipolare, ma cambio umore facilmente. Tipo oggi sta piovendo tantissimo, mi sto facendo questo video, mi sto sfogando perché sono persone di merda, non ce la faccio più con queste persone del cazzo. Devo condividere rabbia con queste persone, proprio non mi sta bene, infatti o mi pagate che vivete nello stesso mondo mio o niente. Comunque io, a differenza di tutti quanti, solo quelli fanno video su YouTube possono capirmi, c'ho il bene delle persone che mi seguono, il bene dei fan, ma non mi piace nemmeno chiamarli fan, il bene degli amici, voi per me siete amici. Ed è bellissimo quando tipo mi scrivete, vi preoccupate di me, fate fan art, anche un semplice messaggio, un semplice mi piace, un semplice commento, una semplice condivisione mi migliora la giornata, perché per me voi non siete numeri, per me voi siete aria che respiro, una cosa specialissima. Auguro a tutti quanti di avere persone che le seguono un giorno, che alla fine sono soddisfazioni, ed è bello. Io non voglio dei commenti tipo forza pazzo che ti riprenderai, perché comunque io sto bene, non è che tutto quanto. Io solo sapere, vi chiedo di commentare scrivendo il vostro stato d'animo, se vi va, scrivete cosa provate, se state bene, se state male, se volete sfogatevi. Io commento, rispondo a tutti quanti. Lasciate un mi piace, ne ho davvero bisogno, che tanto io non ci vado a un cazzo, non c'è nemmeno la pubblicità attiva, quindi ragazzi, da pazzo questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Dalla Maya, originale della serie super figa, che dice che a me te l'ammazzo i bot, perché questo qua è paradiso, è il mio principessa, questa serie. Quindi da pazzo questo è tutto. Bella.